Alicia Keys svela il suo nuovo album Keys da Dubai, dove si è esibita in un concerto dal vivo in occasione dell'Expo. L'icona americana del soul e dell'R&B, 15 volte vincitrice dei Grammy Award, ha detto che il nuovo doppio disco rappresenta anche un ritorno alle origini. It really is about coming homecoming. Si tratta davvero di un ritorno a casa, ha spiegato, di un ritorno a se stessi e per me un ritorno a me stessa, che è il motivo per cui l'ho chiamato Keys. Si tratta di possedere davvero quello che faccio, continuando ad esplorarlo e amando le canzoni. Si tratta di scrivere canzoni, di uno stato d'animo e di un'energia, di un sentimento che si insinua completamente dentro di te e tu ti senti, come dire, come se per te non è mai abbastanza. Alicia Keys ha anche mandato un messaggio ai giovani della regione del Golfo che sta cambiando rapidamente non solo dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, anche dal punto di vista sociale. Continuate a essere audaci e ad essere unici nel vostro genere. Penso che ci sia qualcosa nell'essere un individuo unico che davvero si distingue dagli altri. Non dubitate di voi stessi, è qualcosa che mi è venuto in mente spesso. Non dubitate di voi stessi, avete tutto ciò di cui avete bisogno. Alicia Keys ha venduto oltre 65 milioni di dischi nella sua carriera. Il nuovo album, ha spiegato, parla dell'essere senza limiti, disinibiti e di realizzare i propri sogni più selvaggi. L'album è il primo che ha pubblicato dall'inizio della pandemia di Covid-19, un periodo nero per l'industria musicale con miliardi di dollari di perdite. Oltre ad essere cantante, è attrice, autrice e attivista e sta preparando un tour internazionale per l'estate del 2022.